terzo turno di questo Sbordone Cup che vede affrontarsi la formazione dell'Assoreta capitanata da Pagano contro le Merengues. Le Merengues di Giovanni Gentile, che quest'oggi non c'è. Andiamo alla lettura delle formazioni per le Merengues. Allora, tra i pali dobbiamo chiedere il nome. La difesa Cavalli. Fabrizio! Fabrizio! Attenzione, è andato in gol intanto la formazione delle Merengues con Fabio Ciarmiello. Ripetiamo le formazioni. Allora, discesa tra i pali. Difesa con Cavalli e Ciarmiello. Centrocampo Rispoli e Matteo Cerullo. In attacco Francese. Per la formazione della Assoreta invece c'è Tony Donadoni a porta. Difesa con Castiello, difensore dell'EC Temort in prestito all'Assoreta. Castiello con Romano e Angella, se non mi sbaglio è l'Angella. Pagano a centrocampo, in attacco c'è Chiaro. Palla in mezzo Donadoni. Donadoni che rilancia subito. Ciarmiello prende il pallone, Andrea Castiello. Castiello alla battuta, palla in mezzo, Pagano di testa e palla sul fondo. Grande occasione per la formazione dell'Assoreta con Pagano. Attenzione a Rispoli che prova ad entrarsi in una mischia, in un mucchio selvaggio. Cavalli cerca di giocare il pallone, perde palla, Pagano, la parata di Cesare. Poi Rispoli alza un campanile, Pagano, Rispoli che ringhia. Castiello si è appresa la battuta di questa rimessa laterale. Studia il piazzamento dei compagni di squadra. Castiello mette la palla in mezzo, palla che finisce direttamente a Di Cesare. Non si capiscono Chiaro e Castiello. Batte la rimessa dal fondo Ciarmiello. Di Cesare allarga per Cavalli. Cavalli sale, palla al piede. Cavalli scambia con Rispoli. Rispoli per Francese. Grande azione e palla che termina sul fondo dopo la deviazione di Donadoni. Francese per Rispoli, palla che rimane lì. Attenzione, palla che la lasciano scorrere. Rimessa laterale. Castiello chiama la distanza. Rispoli si sposta. Attenzione a Chiaro che gioca con i jeans, molto ignoranti questi jeans. Ciarmiello sulla linea di fondo campo. Ciarmiello prova un dribbling su Angella. Pagano gli dice di salire Castiello. L'Angella cede il pallone a Cavalli. Di fatto Chiaro cerca di dribblare Cavalli e grande gol, diciamo gran gol, con una papera di Cesare. La palla in rete. Chiaro. Il pareggio dell'Assoreta con Chiaro, che ha battuto il portiere di Cesare con un tiro neanche abbastanza forte. Infatti c'è stata una mezza disattenzione di Cesare, poco reattivo. Ciarmiello batte subito il calcio d'inizio. Cerullo punta Castiello. Palla che termina in fallo laterale. Cerullo batte subito. Francese si chiama la palla. Cerullo sulla sinistra. Francese invece la dà a Ciarmiello con la maglia di Messi. Cerullo prova la conclusione con il piatto destro. Palla che viene murata da Castiello. Tiro che viene murato da Castiello. Si incarica della battuta Cavalli di questa rimessa laterale. C'è Cerullo sulla sinistra, c'è Ciarmiello in mezzo e c'è Rispoli che fa un grande taglio, però arriva con qualche attimo di ritardo sul pallone. Rimessa per l'Assoreta. Ciarmiello stoppa, Romano ringhia. Ciarmiello tiene ancora il pallone, lo tiene molto bene, però la palla è uscita. Castiello batte questa punizione. Pagano cerca un dribbling che però non riesce. Rimessa laterale. Francese difende palla da Castiello che però ringhia. Francese batte Cerullo, palo, mamma mia che taglio. Grande conclusione di Cerullo che si stampa sul palo. Era un ottimo taglio questo, bella conclusione. Donadoni batte subito. Romano sul pressing di Cerullo scarica a Castiello, lo marca
ce l'ho pressa bene Cerullo. Poi Chiaro, gioco di suola, Chiaro supera in qualche modo Cavalli, però c'è Ciarmiello. Ciarmiello che cerca di saltare il suo avversario. Tanto forse c'è un fallo, sì. Batte subito Rispoli. Di Cesare, la maglia del Milan. Cavalli che viene preso in controtempo, però Francese difende bene il pallone. Poi c'è però Chiaro che lo recupera. Ricordiamo, le Merengues sono crollate nella scorsa partita contro lo Stoke per 11 reti a 4, intanto Rispoli. Merengues che hanno perso la scorsa partita 11 a 4 dopo un primo turno ottimo, dove c'erano proprio Cerullo e Francese nel primo turno in cui... Oddio! C'erano proprio Cerullo e Francese nella prima vittoria delle Merengues per 7 reti a 2, poi la formazione si era un po' ridimensionata con alcuni cambi che però evidentemente non hanno portato bene. E ora stanno pareggiando 1-1 contro la Soreta, che dopo aver subito il gol dello svantaggio è riuscito a pareggiare con Chiaro, giocatore dell'Eccite Mort. Ci sono due giocatori dell'Eccite Mort oggi in campo, Castiello e proprio Chiaro. Attenzione alla conclusione di Chiaro, è un duello ormai personale fra Chiaro e Di Cesare. Cavalli chiama le marcature, c'è Castiello in mezzo, Cerullo lo va a marcare. Attenzione, la palla in mezzo, forse Castiello ha toccato. Palla che va sul fondo, Cerullo subito riceve palla, Cerullo, stop di tacco, si gira, porta palla con la suola, cerca di dare il pallone a Francese, però forse un passaggio un po' avventato. Attenzione a Rispoli che cerca di saltare Castiello, Castiello lo tiene, Rispoli cerca la roulette, poi gira a Ciarmiello, Ciarmiello cerca spazio per calciare, Ciarmiello, Rispoli e Francese, segna il 2-1. Il vantaggio delle Merengues con Francese. Ottima azione sull'asse Rispoli-Francese e palla in rete. 2-1. Cerullo prova. C'è Chiaro che mura il tiro di Cerullo. Palla in mezzo, Castiello con la testa. Pagano, grande stop. Cede la palla a Chiaro, Cerullo che gioca sempre a tutto campo, Matteo Cerullo. Palla per l'Angella, deve un po' aumentare i ritmi la formazione della Soreta per cercare di riottenere questo pareggio, sarebbe molto importante. Formazione molto in difficoltà nelle prime due partite, nonostante un secondo turno dove si è messo in luce De Rosa, che è stato autore di un'ottima prestazione, sconfitta che però è arrivata contro quelli di Chien Nicola. C'è una punizione. Scusate, volevo dire, c'è un fallo laterale. Batte Pagano. Cerca la soluzione Donadoni. Retropassaggio Donadoni. Donadoni a Castiello. Castiello sulla pressione di Cerullo se ne libera bene. Chiaro. Stop. Palla per l'Angella. Pagano. Giro palla della formazione della Soreta. Donadoni. Conclusione. È la parata semplice di Cesare. Cesare che cerca un compagno a cui cedere il pallone, cerca poi la strada del rinvio. Francese sponda per un compagno di squadra che non c'è. Batte Romano, la rimessa al fondo. Poi i due ex compagni di classe, Ciarmiello e Castiello. È uscita tutta. Castiello non è d'accordo con la visione dell'arbitro Collaro. Francese gira a Cavalli. Francese, autore del gol del 2-1. Palo di Francese, mamma mia. Grande conclusione di Francese, che sale in cattedra con un gol e questa conclusione. Attenzione a Donadoni. Castiello, uno dei candidati a vincere il premio del miglior difensore del torneo, Andrea Castiello, che ora sale, palla al piede, da Donadoni. Donadoni prova di Cesare, non era facile questa parata perché c'erano due o tre giocatori di entrambe le squadre che gli coprivano lo specchio. Cavalli cerca di uscire, palla al piede, lo fa male, poi Cerullo in difficoltà decide di spazzare il pallone, non era in condizione di giocarla. Attenzione all'Angela, aspetta il taglio di Donadoni, che c'è però non riesce a servirlo. Rispoli, giocatore che ha disputato anche qualche presenza nello Sbordone League, Francesco Rispoli, giocato spesso con Apuleo. Intanto Cerullo che ringhia su Castiello. Calcio di punizione per
per la Soreta. Attenzione, passaggio rischiosissimo di, intanto un po' sfocato, attenzione, passaggio rischiosissimo di Pagano per Castiello, è stato messo in difficoltà con quel passaggio, però insieme, intanto aspettiamo un po', la telecamera si veda meglio, eccola qua. Pagano batte subito questa punizione, sbaglia il passaggio però, Charmillo lo salta, allarga per Francese, Francese, palla sul fondo. Grande occasione per le Merengues con Francese, uno dei migliori dei suoi sicuramente, con la maglia di Fozzi Gulam, numero 31. Castiello prova il lancio lungo, è il suo lancio lungo questo. Adoni prova il taglio però non riesce ad arrivare su questo pallone. E ora Di Cesare, batte la rimessa dal fondo, Cerullo, Charmillo. Charmillo in qualche modo, attenzione. Ora Cavalli, Cavalli che chiude, Donadoni batte questa rimessa laterale, cioè vuole battere questa rimessa laterale, Rispoli ringhia, Rispoli, Cerullo stop, stop di petto, difende bene il pallone, Cerullo allarga per un compagno, forse un passaggio un po' al limite, e quindi rimessa per le Merengues. Attenzione a Francese, grande giocata per Cerullo, calcio d'angolo. Attenzione a Cavalli che va un po' in difficoltà su questo pallone dove ringhia chiaro. Donadoni se la sposta sul destro, prova con la punta. Intanto Francese, lancio lungo, Cerullo contro Romano. Stava cercando un gol incredibile Cerullo, poi Castiello spazza. Sicuramente i migliori delle Merengues, Cerullo e Francese, due giocatori veramente molto importanti per questa squadra. La loro mancanza si è sentita nel secondo turno quando le Merengues hanno perso per 11-4. Tanto Rispoli batte questa rimessa, Francese, Francese per Cerullo, Cerullo subito per Cavalli che prova con la finta, poi Cerullo, palla sul fondo di poco, ottima palla gol. Charmillo palo dopo un errore di Chiaro fuori onda, e poi la conclusione di Francese. Grande palla gol per le Merengues. In questo momento conducono sempre per 2-1 contro la Soreta. Castiello, un pressing Cerullo che non si stanca mai, l'instancabile Cerullo. Attenzione a questo lancio lungo. Attenzione a Cerullo, prova col tacco. Mamma mia. Stava trovando un gran gol Cerullo, è il secondo gol difficile che tenta di realizzare. Francese si chiama palla Cavalli, non diciamo a bassa voce così non lo facciamo, non lo facciamo recuperare. Palla fuori intanto. E intanto ci sono tre cambi, ringraziamo Castiello, Chiaro e Donadoni per aver contribuito alla prestazione della Soreta. Sostituzione, salutano la telecamera, grande Castiello, ignorantissimo, in questo completo bianco, scarpe per uscire. Attenzione tanto a questa conclusione, palla in calcio d'angolo. Tanto salutiamo Tortora, che è venuto a vedersi, non è vero, è venuto per giocare la prossima partita, però vabbè. Attenzione. Allora, quindi sono usciti Castiello, Chiaro e Donadoni. Sono entrati, chi sono questi? Ciccarelli. Poi Ciccarelli e altri due innesti che, di cui non sappiamo il nome. Dobbiamo chiedere il nome dei due innesti. Ciccarelli, attenzione all'Angella. Lancio lungo, Cerullo prova, prova un controllo di testa Cerullo. Ciccarelli, Francese, Cerullo e Francese scambiano bene i due, prova la palla in mezzo, Charmillo stop, prova a dare il pallone a Cerullo, Cerullo, gol del 3-1. Devo dire una cosa. C'è stato il gol quindi di Matteo Cerullo, 3-1, ripetiamo, veramente due giocatori fondamentali per le Merengues, due giocatori essenziali, Cerullo e Francese, fanno le fortune di questa squadra.
Attenzione, intanto si ritirano Castiello e Chiaro, se ne vanno negli spogliatoi. Salutate, ciao. Vabbè, Castiello ha capito che il calcio non è cosa sua e quindi sta tornando negli spogliatoi. Invece Chiaro lo sta accompagnando invece. Ti voglio bene, Andrea. Intanto rimessa laterale per... Rimessa laterale per Ciccarelli. Ciccarelli prova a mettere questa palla in mezzo di Cesare in qualche modo. Attenzione a Cavalli, grande scivolata, grande intervento. Ciarmiello mette in difficoltà un po' Rispoli. Attenzione a Ciccarelli, prova a mettere questa palla in mezzo. Cavalli che spazza, eccola qua. Finisce il primo tempo tra Assorita e Merengue, c'è il risultato di 1-3. Comincia il secondo tempo tra Assorita e Merengue. Commette fallo Cerullo, fallo direi necessario. Poteva andarsene in porta. Calcio di punizione per la formazione dell'Assorita. Batte. Ora palla Ciccarelli. Ciccarelli contro Rispoli. Tanto batte subito questa rimessa. Cerullo sotto porta, non riesce a trovare il pallone. Attenzione, ora sale la formazione dell'Assorita. Rispoli però recupera il pallone, cerca di cederlo a Cerullo, non ce la fa. Francese intercetta, poi retropassaggio a Ciarmiello, riparte da capo le Merengues. Intervento duro di Ciccarelli nei confronti di Cerullo, però rimessa laterale a favore delle Merengues. Attenzione a Cavalli che stoppa questo pallone, prova a giocarlo a Rispoli, poi fa scorrere la palla, Cerullo cerca di stopparla in qualche modo, ce la fa, poi ancora palla a Cerullo che difende bene, poi Rispoli viene attaccato dal pressing di un avversario, poi Francese, palla in mezzo, Cerullo non arriva di poco. Grande 1-2 tra Francese e Cerullo. Deve ancora capire il nome di questi due nuovi, cioè di questi neoentrati. Attenzione, alza questo campanile, poi con la mano de Dios. Ottima giocata di Francese che prova a mettere questa palla in mezzo, Cerullo! Cerullo è il terzo golasso che prova, mamma mia. Cavalli, rigioca la palla a Ciarmiello con la maglia di Messi. Scucchiaia, quasi perfetta questa palla. Attenzione, Rispoli, gamba tesa di Langella, c'è un calcio di punizione. Anzi no, fallo di Rispoli. Attenzione alla palla per Francese, poi Ciarmiello che realizza il gol del 4-1 per le Merengues. Notevole l'apporto comunque di Ciarmiello, di Francese e Cerullo che stanno giocando veramente un'ottima partita. Rispoli che corre a tutto campo, squadra compatta che mantiene bene le posizioni. Una bella formazione quella che è scesa oggi in campo. Attenzione a Ciarmiello ora che sicuramente con la sua tecnica ha dato veramente quel qualcosa in più che mancava alle Merengues. Colpo di tacco intanto, palla che termina in fallo laterale. Attenzione, palla che rimane lì e c'è Ciarmiello che prova la conclusione. Attenzione ora a Rispoli che prova a uscire, palla al piede, mantiene il pallone in campo. Cerullo prova a scambiare col compagno. Intanto c'è una rimessa laterale. Cerullo batte subito per Ciarmiello. Cerullo mantiene il pallone in campo. Attenzione a Fabio Ciarmiello. E c'è la parata di Romano. C'è il blocco palla di Romano che rilancia subito. Controlla il pallone l'attaccante in casacca rossa. Poi Francese, pressing di un avversario. Rispoli che prova uno stop che non riesce. E quindi rimessa laterale per l'Assorita. Attenzione alla grande occasione per l'Assorita. Batte subito Cerullo, Francese scambia con Cerullo, ancora Francese, stoppa. Attenzione a Rispoli, 5-1, gran gol di Rispoli, di prontezza. Rispoli 5-1 per le Merengues, che sono tornate quelle della prima giornata dopo la sconfitta con lo Stoke, veramente irriconoscibile nella scorsa partita, nonostante diciamo la rosa comunque non fosse di brutto livello, con difensori di una certa esperienza come Riccardo e Lorenzo Apuleo.
Tanto c'è un fallo. Batte subito. Batte Romano, Ciccarelli cerca di stoppare la palla in qualche modo. Poi un colpo di tacco francese che ci mette il piede. Fa salire i compagni di Cesare, poi Ciccarelli prova. Tensione al gol. Abbiamo messo proprio play quando c'è stata la conclusione. Rispoli 6-1. Attenzione, è arrivato Mea. L'altra volta ha segnato mi pare una doppietta, una tripletta addirittura. Doppietta, non esageriamo. Vabbè, oggi ci regaliamo una tripletta. Sì, manca. Attenzione, Cavalli. 7-1. Segna cadendo. Gol di Cavalli. 7-1. A valanga. I madridisti capitanati da Giovanni Gentile, che sa che non viene, la sua squadra vince. Attenzione, può essere una sorta di fatto scaramantico. Cerullo protegge palla all'avvento di Pagano. Sale Cerullo, attenzione, cade per terra, però c'è vantaggio, continua Ciarmiello, francese. 8-1. E quindi ottavo gol di francese. Ottavo gol che ormai penso che sia una sorta di gol decisivo per la vittoria delle merengue. Sciammino, che sappiamo, noi sappiamo che il calcio ci regala sempre grandi emozioni, ma otto gol sono molto difficili da rimontare. Cerullo, Ciarmiello, 9-1. Attenzione alla conclusione dell'attaccante che non si sa il nome, l'innominato. Vabbè, scusate, i promessi sposi avevano l'innominato, non lo possiamo dire noi. Yes. Mi ricordo solo Renzo e Lucia. Renzo e Lucia, vabbè. Ciarmiello con l'esterno. L'attaccante prova. Ma due, rimessa laterale dopo l'intervento del portiere francese. Sale, palla al piede, Cerullo, Ciccarelli con la punta, Ciarmiello punta un avversario, prova col sinistro a mettere in mezzo, c'era Rispoli che però non riesce ad arrivare su questa palla. Francese imposta, lancio lungo, cerca il suo compagno, però Cerullo non riesce ad arrivare sulla palla. Rispoli sale, palla al piede, si gira. Sì. Attenzione a francese, prova la. Attenzione, prova il volo Ciarmiello. Per ora 9-1 per le merengues che tornano alla vittoria dopo la scorsa sconfitta. Sale, palla al piede, ora Ciccarelli. Sbaglia il passaggio, Rispoli cede palla francese che non riesce a controllare alla grande questa la sfera di gioco. L'Angella, retropassaggio per Ciccarelli. Ciccarelli sul pressing di Rispoli allontana, va in pressione Rispoli, e nonostante la vittoria vuole ancora fare gol, chiama palla, si fa vedere, effettua tagli, insomma un giocatore molto dinamico Rispoli. Attenzione alla sorta Pagano. Ciccarelli, la parata di Cesare. Rispoli contro l'Angella. Rispoli ancora, ringhia. Sempre lui Rispoli, recupera un grande pallone. Cerca di metterla in mezzo. Ciarmiello se lo divora. Mamma mia che errore. E vabbè, ci può stare dopo un'ottima prestazione. Fabio Ciarmiello fallisce il possibile match point, che vabbè diciamo già c'è stato, perché comunque tanto c'è un riscaldamento di là, la formazione dell'Eccite molto si sta riscaldando assieme alla formazione di chi è Nicola. Attenzione alla palla che non va in mezzo. Ciarmiello prova la top goal, non va, batte questa rimessa ora laterale l'Angella.
Lancio lungo, cavalli in qualche modo. Ciccarelli, stoppa questo pallone, Cerullo. Mamma mia, tutto campo, Matteo Cerullo difende, attacca, fa tutto lui. Rimessa laterale per Ciccarelli. Studia il piazzamento di compagni di squadra, mette questa palla in mezzo. Secondo errore in rilancio di Ciccarelli. Cavalli. Rispoli. Tensione al tiro. Tensione al tiro al volo. Palla in mezzo, Ciccarelli da due passi sbaglia. Tre minuti alla fine della partita. Risultato di 9-1 per le merengue. Schlangella con la schiena. Cerullo. Cerullo in qualche modo. Tensione a Rispoli. Rispoli, palo. Palo di Rispoli. Tensione, Ciccarelli ora sale palla al piede della Soreta, recupera Cerullo, mamma mia, veramente grande partita di Matteo Cerullo. Rispoli, ancora palla che rimane lì, c'era Cavalli in agguato, ora Ciarmiello. Cerullo, retropassaggio per Cavalli, Cavalli per Ciarmiello. I due ex compagni di classe. Compagni di classe Cavalli, Castiello e Cerullo. Non so se vi può. Cavalli, Castiello e Ciarmiello, scusate. Non so se vi può interessare, vabbè, ma Bordone Cup vi aggiorna su tutto, vi dice tutto. Attenzione, Cavalli che sbaglia l'intervento e poi la parata di Cesare. Sulla conclusione da parte dell'attaccante della Soreta. Non abbiamo capito il suo nome, ci dispiace. Non abbiamo avuto modo di chiedere. Attenzione a Rispoli, Pagano, Rispoli, attenzione, 3 contro 1, Ciarmiello, Rispoli, la goal line technology dice che non è gol, attenzione a Ciarmiello, Ciarmiello la parata e poi gol, 10-1. 10-1 per le Merengues, mamma mia, veramente hanno surclassato i loro avversari, a Soreta veramente molto molto in difficoltà, adesso la classifica si comincia a fare pesante. Con 0 punti in 3 partite devono ancora cercare di mandare in campo la giusta formazione, di trovare una precisa identità di gioco, squadra che cambia spesso elementi, questo sicuramente non le aiuta. Batte Romano, Pagano, Salvo Pagano, Ciarmiello per Cerullo, palla alta. Finisce qui, le Merengues battono la Soreta per 10-1. La formazione di Giovanni Gentile quindi sale a 6 punti in classifica. Bravo Romano, grande partita. Non ti preoccupare Romano, non è colpa tua.